Beh, intanto una cosa che è da dire è che abbiamo un'area ricca di iodio e quindi, eh, per fare una premessa sulla salubrità della nostra area, della nostra località, molto anche consigliata dai pediatri per, i bambini che, per le famiglie che hanno bambini che vengono in vacanza, e dà un senso di, di, di libertà e di eh, purezza insomma, per quanto riguarda la qualità di vita. Certo però la pandemia arriva dappertutto, il virus eh, c'è, quindi bisogna stare attenti. Le cose che dispiacciono sono la mancanza di controlli, laddove arriva il sole il sabato e la domenica eh, tutti escono, eh, arrivano anche meno male eh, turisti eh, in città, magari quelli del sabato e della domenica piuttosto che a passeggiare. E, e lì non, eh, si creano gli assembramenti eh, alla domanda che ha fatto come siamo con il covid con eh, i dati eccetera non ci possiamo lamentare vedendo quello che succede in giro eh, perché eh, le, alcune realtà sono veramente in sofferenza noi molto meno eh, quindi però eh, credo sia importante che ci siano anche i controlli perché ci sono molte attività Uh, adesso vedremo cosa succederà lunedì, che parlano di zone rosse, di mini lockdown, mh, quello che deve succedere eh, lo, lo scopriremo presto, però eh, ho visto tanta, tanta amarezza per molti ristoratori molti che potevano aprire ovviamente se, seguendo quei eh, rigidi protocolli, riducendo anche la capacità di ospitare clienti eh, e che cercavano anche di... Eh, Invitare, educare i clienti a comportarsi bene e a tenere anche distanziamento sociale. Molte altre invece in realtà non le facevano e questo non serve a niente perché, se in un momento di contagio una parte della popolazione si comporta bene e l'altra no, anche l'altra va a produrre un documento per quanto riguarda eh, nel complesso la popolazione. Ma in, in generale dico: eh, due giorni fa, credo due giorni fa, un anno fa, quindi un anno e due giorni fa, ci veniva comunicato dal governo che si entrava in lockdown totale, si stava a casa. A distanza di un anno sembra che siamo tornati indietro, non c'è stato nessun miglioramento, tutte le eh, azioni, e parlo sotto il profilo sociosanitario, sono servite a molto poco. Adesso si parla di produrre vaccini, anche l'Italia si deve attrezzare per produrre per i prossimi dieci anni ed è giusto e bisogna farlo. Ma io dico perché il governo non ci ha pensato un anno fa a dire visto che eh, arriverà questa pandemia è già arrivata, anzi documenti eh, dei vertici sanitari già a dicembre del 2019 scrivevano che eh, dalla Cina sarebbe arrivata in Europa qualcosa di tremendo. Allora se si pensava un anno fa a produrre i vaccini forse non eravamo nelle condizioni di dover subire passivamente la disponibilità di altri e con tutto quello che abbiamo visto. Tra l'altro parliamo che la ricerca in Italia è un'eccellenza, che abbiamo dei ricercatori che vanno in tutto il mondo a operare e sono i più ricercati, scusate il gioco di parole, e non pensiamo noi di, di, di fruttare queste eccellenze che abbiamo in Italia e proprio per le cose che servono. Tra l'altro, anche ho sentito parlare di ristori che si chiameranno indennizi e quello che vogliamo, eh, di far presto che il governo deve fare questi di PCM, deve fare questi, queste leggi, questi decreti. Però, se dopo non ci sono i decreti attuativi che materialmente si eh, codificano in soldi che ti arrivano, parlo anche della Cassa integrazione piuttosto che altro, cioè, i soldi ci sono a Roma. C'è la legge, c'è il decreto e poi non arrivano. Perché? Perché bisogna fare i decreti attuativi, perché bisogna rendere concreto, rendere concreto quello che è l'indirizzo politico. E è ancora, abbiamo sentito prima all'inizio sui dipendenti pubblici, eh, io non mi appassiono né a difenderli né a condannarli, cioè, secondo me è un ambiente, come ho visto tanti altri ambienti, fatto di capitale umano, di persone. Persone più brave, persone meno brave. Però è anche vero che se vogliamo aiutare le imprese dobbiamo fare in modo che l'apparato pubblico inizi a funzionare, che sia efficiente. Una, un dato, uno studio della CGA di Mestre, che è straordinario leggere quel centro studi quando fanno delle, eh, delle news, dice che l'inefficienza pubblica costa allo Stato inteso come privato. 220 miliardi all'anno e allora io dico che se dobbiamo dare 100 euro di più ai dipendenti pubblici, al di là che magari mo, ho sentito che forse non era il momento più eh, giusto centrarlo, ma vedendolo in prospettiva, se io do un, eh, qualcosa di più, cerco di agevolare il clima nell'ambiente di lavoro e lo leggo magari a della produttività perché il livello di produttività, viva Dio deve essere sempre davanti non, può, non posso io Andare a lavorare solo per il 25 Quindi lei dice che sia il momento giusto, che cambieranno le cose. Quindi vabbè speriamo eh, Capone che le cose possano cambiare.